Coach Roberto Ricchini, allenatore della Nazionale, quale messaggio ha dato alle ragazze presenti qui a Francavilla Fontana per gli allenamenti di Azzurrina? La maglia azzurra, si sa, è un obiettivo per tutti, per tutte le cestiste. Ho portato un saluto, mi ha fatto molto piacere esserci e proprio portare un saluto e stimolare la passione e il divertimento a praticare questo sport, a praticare la pallacanestro, ma soprattutto avere sempre grandissima passione che le possa spingere. In più ho invitato, visto che adesso Sky fa vedere una volta alla settimana il massimo campionato femminile al sabato pomeriggio alle 18 della Serie A1, di guardare e di vedere quello che forse poi un domani potrà essere il loro palcoscenico, quindi di guardare e anche di trarre stimolo e insegnamento da queste giocatrici che sono ormai giocatrici fatte, finite, complete e che sono protagoniste a massimo livello. Primo passaggio stagionale del settore squadre nazionali femminili in Puglia, quali le impressioni del responsabile tecnico Giovanni Lucchesi al termine della sessione di allenamenti svoltasi a Francavilla Fontana? L'impressione è positiva, davvero positiva, perché il gruppo in allenamento è un gruppo fisicamente interessante, con delle strutture, con dei corpi e con anche una discreta qualità tecnica. Si vede il lavoro che viene svolto, si vede anche soprattutto quelle che possono essere le prospettive di queste ragazze, i margini di miglioramento. Margini di miglioramento che devono essere, come dire, perseguiti, devono essere enfatizzati e su cui bisogna lavorare anche e soprattutto, o quasi forse esclusivamente, proprio perché queste ragazze lo meritano. Quali consigli che può dare alle ragazze e ai tecnici delle rispettive società per allenamenti più performanti, che siano più accostabili più possibile a quelli svolti la domenica in Azzurrina? Ma diciamo che sono più che consigli, sono considerazioni su quella che è la realtà, che non è soltanto una realtà della regione ma è una realtà generale. Direi che ogni tanto è anche opportuno, soprattutto noi adulti, eliminare un po' di alibi. Riprendendo un concetto che non è soltanto mio, credo che se nel momento in cui non c'è a disposizione un preparatore, non c'è a disposizione tante ore di palestra, forse dovremmo ricordare che in passato si lavorava anche purtroppo in queste condizioni. Si possono fare tante cose senza avere una grandissima disponibilità. L'importante è che ci sia la passione, ci sia soprattutto la volontà di dedicarsi al miglioramento di queste atlete, che hanno fame assolutamente di consigli, di indicazioni, di correzioni. La pallacanestro